Si chiamava Marcelo Rocha Santos, aveva 51 anni di età e quest'uomo si trovava in spiaggia con degli amici e è voluto entrare in un oceano per andare a urinare. Ma purtroppo si è consumata la tragedia, infatti l'uomo era letteralmente ubriaco, era entrato in acqua per andare a urinare, per andare a espletare questo, chiamiamolo, bisogno fisiologico e l'uomo purtroppo non ce l'ha fatta in quanto è stato attaccato da uno squalo. Lo squalo l'ho attaccato dapprima ad una mano, poi ad una gamba e purtroppo Marcello ha perso la vita, è morto. La tragedia è una tragedia che ha dell'incredibile, si è verificata in Brasile, è stato azzannato e ucciso da questo squalo, probabilmente si tratta di uno squalo bianca, di uno squalo bianco. L'immane tragedia si è verificata precisamente nella spiaggia di Piedade a Jaboatão dos Guarapes. Dove già sono stati segnalati la bellezza di circa 12 attacchi da parte di diversi squali. Le ferite erano troppo forti, troppo ingenti e l'uomo ha perso la vita. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione. Dunque, una tragedia nella tragedia, un fatto semplice come quello di andare a dover urinare, che però si è rivelato ripeto, una tragedia totale e completa. Un saluto caro a tutti, Marcello, riposi in pace. Amen.